progetto per il recupero di materie prime da IRAE è un progetto che nasce 3 anni fa nell'ambito di un progetto finanziato dal MIUR e ha previsto lo sviluppo di processi a basso impatto ambientale per il recupero appunto di metalli preziosi ad elevato valore aggiunto da schede elettroniche e da lampade a fluorescenza. In particolare nel caso delle schede elettroniche abbiamo depositato un brevetto che è stato accettato per il recupero di oro, argento, rame, stagno e piombo dalle schede elettroniche e che ipoteticamente consente di recuperare un valore di 10.000 euro per tonnellata di scheda trattata. Chiaramente se si considera il potenziale di schede elettroniche nei prodotti a fine vita che potrebbero essere trattate, le potenzialità in Italia sono enormi. Abbiamo fatto una valutazione, una stima sulla base del numero di personal computer domestici venduti nel 2011 in Italia da dati OCSE e abbiamo valutato quindi che una volta a fine vita da questi personal computer domestici si potrebbe ricavare 8.000 tonnellate di schede elettroniche che con l'applicazione della tecnologia da noi brevettata consentirebbero di ricavare oltre 80 milioni di euro. Esistono già altri impianti che effettuano il recupero di metalli da schede elettroniche in Europa, tuttavia sono per lo più impianti che adottano approcci metallocentrici e dunque tendono a essere mirati al recupero semplicemente di uno o due metalli, quelli che sono più nobili, più preziosi, e a scartare tutto il resto. Noi invece abbiamo sviluppato un processo idrometallurgico in vari step che consente di recuperare in grande quantità e con elevata efficienza, oltre il 95%, i metalli presenti, non solo quelli più nobili ma anche tutto il resto. E dunque la novità, l'innovazione del processo sta proprio in questo, nel seguire, nel fatto che sia basato su un approccio prodottocentrico che mira a recuperare tutti i materiali che sono presenti e non solo quelli diciamo più nobili. E in aggiunta il processo si contraddistingue rispetto a quelli attuati negli impianti esistenti in quanto questi per lo più utilizzano delle tecnologie ad alta temperatura, cosiddette pirometallurgiche, con i problemi di emissione in atmosfera e delle alte temperature e con un effetto di enorme diluizione sui metalli che sono presenti in piccolissime quantità perché vanno a fondere tutto il materiale. E dunque rispetto a questi impianti già esistenti, alle tecnologie utilizzate in questi impianti, la tecnologia da noi proposta consente invece di avere un processo a temperatura ambiente con l'attenzione, con basse emissioni in ambiente, con la possibilità di recuperare in maniera sostenibile anche i metalli che sono contenuti in piccole quantità.